Buongiorno a tutti e benvenuti. Oggi prepariamo una fantasia di Frolla. Si tratta di biscotti frollini delicatissimi che potremo realizzare insieme ai nostri bambini per renderli felici. Ci occorrono 4 uova grandi, scorza di limone, vanilla o vaniglia in bacche, sale, un pizzico. Iniziamo a mescolare bene. 16 g di lievito in polvere per dolci. Lo setacciamo, così si romperanno i microgranuli. 350 g di zucchero. Se vi piacciono particolarmente dolci, mettetene 400 g. Dopo avremo bisogno di 500 g di burro freddo di frigorifero. Chiaramente questa è una dose abbastanza grande perché stiamo facendo 1 chilo di pasta frolla. Se volete farne di meno, fate tutto diviso 2. Quindi abbiamo bisogno di 1 chilo di farina povera di glutine, adatta quindi per biscotteria. Ho messo nella ciotola circa la metà della farina, quindi 500 g, in modo per amalgamare la massa. A questo punto versiamo un po' di farina sulla nostra spianatoia. E iniziamo ad impastare con la restante farina. Impastiamo a mano fino a quando tutta la farina sarà stata ben incorporata dall'impasto. Come ben sapete, tutte le uova hanno un peso diverso, la farina ha un potere assorbente diverso in base alle proteine, quindi nel caso in cui la massa sia leggermente più morbida, basterà aggiungere un pizzico di farina in più. Al contrario, magari potete aggiungere un pochino di acqua, ma molto poco. Questa ricetta, per quanto mi riguarda, è perfetta, non ho mai avuto problemi. Adesso divido il mio impasto in 2 parti, lo inserisco in sacchetti per il freezer, appiattisco e metto appunto in congelatore per 30 minuti oppure in frigorifero per 1 oretta. Se la mettete in freezer come ho fatto io, dovrete spezzettarla perché si sarà congelata. Quindi la andiamo a battere con un matterello. Questo procedimento ridarà plasticità alla pasta frolla. Andiamo quindi ad impastare di nuovo e a stendere. Se non siete super esperti, vi consiglio di metterla in frigorifero, così sarà meno dura da lavorare per voi. Per evitare di aggiungere ulteriore farina, possiamo aiutarci con della carta da forno. In questo modo la pasta frolla non si attaccherà alla nostra spianatoia. Cercate di creare una superficie uniforme. In questo modo tutti i biscotti avranno una cottura uniforme. E finalmente possiamo divertirci intagliando i biscottini con tutte le formine che più vi piacciono. Io sto usando questi a forma di animaletti,
Quindi abbiamo la farfalla, poi abbiamo la macchinina. Insomma, fantasia libera, tutto quello che volete potete fare i vostri biscottini. Come spessore, come potete vedere, siamo a circa un mezzo centimetro, quindi non sono dei biscotti molto sottili. Guardate che carino questa forma di cagnolino. Poi abbiamo il cuoricino. Se usate questo tipo di stampo a espulsione, ricordate di mettere un pochino di farina al di sopra della superficie, altrimenti tenderà ad attaccarsi all'interno. Facciamo anche delle stelline. E adesso dobbiamo fare il foro centrale. Io sto utilizzando questo cilindro che si trova all'interno degli scontrini, quelli che si usano nei negozi, perché trovo che il diametro sia veramente perfetto. Se non lo avete, potete utilizzare per esempio la punta di un sac à poche, la bocchetta. Bene, mettiamo in forno a 180 gradi per 10-12 minuti, non dovranno essere troppo colorati, troppo scuri. Dopodiché li togliete subito, immediatamente dalla teglia, altrimenti scuriscono troppo sotto. Forno non ventilato, quindi statico. Facciamo adesso anche i classici fiorellini. Guardate che belli. E adesso facciamo un'altra varietà, sempre utilizzando lo stesso impasto, quindi lo stendiamo e sulla superficie mettiamo delle gocce di cioccolato che renderanno i nostri biscottini ancora più golosi e ricordano molto il sapore delle gocciole. Quindi dopo aver cosparso la superficie, semplicemente andiamo a fissarle con un giro di matterello e andiamo ad intagliare i nostri biscotti. Anche questi li inforniamo a 180 gradi per 10-12 minuti. Una volta cotti, li dobbiamo fare raffreddare per almeno un'oretta, un'ora e mezza. Quando sono completamente freddi, andiamo a rigirare tutte le basi. Quindi le farciamo a nostro gusto, questa è della Nutella, ma ho preparato anche una sac à poche con della confettura di albicocche. Se utilizziamo questi sac à poche usa e getta, ci troveremo ovviamente facilitati rispetto che farcirli con il cucchiaino. Verrà un lavoro più pulito e sicuramente più agevolato. Andiamo quindi a coprire con l'altro biscotto, con il foro. Proseguiamo così con tutti i nostri biscottini e in questa fase possiamo farci aiutare dai nostri bambini. Loro si divertiranno tantissimo.
Cospargiamo la fine con dello zucchero a velo, senza abbondare eccessivamente. E voilà, guardate che bello questo vassoio, questa fantasia di frolla. Piace tantissimo ai bambini e soprattutto sono dei biscotti che abbiamo fatto con delle materie prime di altissima qualità senza conservanti. Se questo video vi è piaciuto ricordate di condividerlo, di lasciare un like e un commento. Iscrivetevi anche al mio Instagram e al mio Facebook. Ci vediamo presto nella prossima video ricetta.